Ciao a tutti, eccomi nel secondo episodio come costruire una casa di legno. Allora, la scorsa volta abbiamo finito quando costruivo questo. Allora, adesso io di nuovo skippo come le scorse volte e faccio tutto intorno di legno come giù. Allora, ci sentiamo dopo. Eccomi, allora poi come di solito distruggiamo qua per le porte per andare al balcone, mettiamoci qua le friends, non mi viene adesso il nome, non so perché, così che non possiamo cadere, il recinto, no? E adesso di nuovo skip e ci piazzo le finestre. Ok, ho piazzato tutte le finestre. Adesso come sotto me metto i tronchetti qua. Allora, di nuovo skippo che non vi annoiate. Ok, adesso abbiamo così la casa. Adesso riempiamo tutto come sotto, ma il balcone però lasciamo vuoto, là dove c'è il balcone. Ecco, e adesso la casa sembra così e manca ancora il tetto. Allora, per fare il tetto, qua in mezzo ci piazziamo due tronchetti, qua anche. Poi andiamo qua, troviamo la metà dove ci sono tutti questi tronchi e li piazziamo qua, li piazziamo tre. E dall'altra parte stessa. Ok, e piazziamo le assi di legno così. Dappertutto. Qua però facciamo solo così. E qua così due e uno, così formare come le scale. E adesso quello che ci serve sono i scalini di pietra e li posizioniamo così e io scrivo che non vi annoiate. Ah sì, volevo ancora questo dire, li mettete uno in fuori, così, perché sembra più bello, da vedere anche più realistico.
Scusate, avevo un piccolo problema. Adesso di nuovo skip e ci risentiamo. Ok, io ho fatto tutto intera questa parte. Adesso andiamo a questa parte che è un po' più complicata. Allora mettiamo uno qua. Qua e qua. Qua non ha importanza come è girato, per adesso così. E poi uno in fuori. E poi mettete qua uno così in fuori. E si forma l'angolo. E così per tutti gli angoli, io schippo. Eh sì, adesso, che vi dico sto questo sopra, la continuate dritto fino alla fine. Adesso di nuovo schippo. Ecco, adesso il tetto è quasi finito. Quello che dobbiamo ancora mettere sono le lastre di pietra e le mettiamo in questo modo come vi mostro. Così. Anche questa una in più e adesso schippo. Ecco, adesso la casa è finita, andiamo a piazzarci le porte. Non so perché sono andato così in alto, allora solo che le prendo, ma le devo trovare qua. Questo non ci serve più. Allora, le porte ci mettiamo qua. No. Qua. Qua distruggiamo. Vi spiegherò anche perché anche di sotto. Vi poi spiegherò perché. Anzi, vi spiego già adesso. Allora, distruggiamo questo pezzo. Mettiamo. No, un pezzo qua lasciamo. Poi così facciamo. Mi sa tutti e tre dovremmo distruggere. E ci piazziamo gli scalini. Che qua sarà per andare al prossimo piano. E qua lasciamo uno perché è più facile. Adesso distruggiamo questi pezzi di sotto. Che ho fatto? Qua ci facciamo un buco perché è più facile e ci piazziamo di nuovo le scale. Giratele in giù e sembra così, è più bello. E così possiamo andare al piano di sopra e dove ci piazziamo le porte. Non so, qua sarà il problema. Qua sposteremo la porta perché a causa dei scalini, se non ha importanza che tanto se è tutto stesso o no. E qua ci mettiamo il recinto così non cadiamo. Qui ci mettiamo due porte per il balcone.
ancora una porta qua. Poi quello che ci serve ancora sono le torce, le posizioniamo perché sennò si spawnano gli animali, sì, gli animali, mostri, qua due, così due, qua una, poi una qua, un po' risparmiamo perché anche basta. In stesso modo giù, solo che qua le mettiamo qua al posto di là in mezzo, perché anche è un po' diverso qua giù, così è qua stesso. Ok, allora, e poi le mettete, poi se volete vi mettete ancora una scala per il soffitto, i scalini che li mettete sul muro, quei diversi. Adesso la casa è finita, così sembra il nostro lavoro. E questo è tutti. Ciao ciao.